penso che noi siamo a un bivio della storia, perché tutte le persone che scappano da guerre e persecuzioni non sarebbero venute da noi se non ci fosse stata la guerra a casa loro, dove per da noi non intendo l'Italia, intendo l'Europa. E questo arrivo loro ha messo a soqquadro l'Europa, che o si dimostra capace di reggere all'urto di un fenomeno epocale oppure perde se stessa. E io voglio entrare nel merito e voglio dire perché ho affermato questo. Noi abbiamo una situazione in cui in Europa abbiamo, nel totale dell'Europa, meno rifugiati di quanti ne ha la sola Turchia, meno rifugiati di quanti ne ha il solo Libano. E questi scappano da guerre, scappano da persecuzioni, scappano perché lì si muore e provano ad andare via a salvare la vita. Allora noi dobbiamo realizzare una strategia europea, che deve essere una strategia europea molto molto chiara, e l'abbiamo già decisa, ma dobbiamo essere in grado di realizzarla, perché oggi il problema è la decisione dell'Europa, non è più quello della decisione, è il problema che riguarda la realizzazione e l'attuazione di decisioni già assunte. Il problema è che non si riesce a fare quello che si è già deciso di fare. E allora la strategia europea è stata su tre questioni: uno si chiama hotspot, due relocation e tre return, che detto in italiano vuol dire: hotspot vuol dire costruire dei centri dove tu prendi i migranti e stabilisci chi ha diritto all'asilo perché scappa da guerre e chi è invece un migrante irregolare. Poi i profughi, quelli che hanno diritto all'asilo, li ricollochi equamente in tutta Europa, perché ci sono 28 paesi in Europa e non è possibile che solo qualcuno si faccia carico di accogliere i profughi. Quelli che non sono profughi, dobbiamo avere la forza, ed ecco il terzo punto, di rimpatriarli. Vanno rimandati a casa quelli che non sono profughi.